È uno scambio culturale che sarà applicato già dal prossimo anno accademico, quello siglato in Sala Razzi tra il presidente dell'Accademia di Belle Arti di Verona, Marco Giaracuni, e Walid Deheb, il presidente fondatore dell'Arab American University, per un nuovo corso di laurea in Interior Architecture che sarà avviato nella città palestinese di Ramallah. Abbiamo firmato un protocollo d'intesa con l'Arab American University per l'attivazione di un corso di laurea di secondo livello all'interno della Palestina. In sostanza è una partnership a livello internazionale che prevede dei nostri docenti che andranno là a tenere dei corsi e una nostra supervisione per i prossimi anni. Il progetto nasce in Italia, è un progetto nostro, in sostanza andiamo a esportare Made in Italy. E ci sarà due parti di questo scambio, una parte che sono i docenti italiani che andranno in Ramallah e gli studenti invece dell'Università di Ramallah che potranno venire qua a approfondire ulteriormente il loro percorso. In questi anni l'Accademia ha realizzato accordi con diversi paesi, tra cui la Cina, per promuovere l'internazionalizzazione dell'istituzione. In quest'ottica si pone la collaborazione con l'Università di Ramallah. 7 corsi del nuovo percorso di studi saranno gestiti da docenti dell'Accademia, tra questi il direttore Ronzon. Gli insegnamenti coprono alcune materie strategiche di quello che dovrebbe essere la formazione in relazione all'interior design, architectural design, quindi alcune sono materie teoriche, alcune sono materie invece di tipo progettuale. Il beneficio, come sempre, nei progetti di internazionalizzazione sono mutui, per cui da un lato è un interesse a confrontarsi con un'altra realtà, in un'altra situazione, quindi anche con altre problematiche, e dall'altro è interessante anche dal punto di vista della didattica cosa vuol dire applicare il nostro expertise a situazioni diverse.